Faticando? No, è che quando uno la fatica la sceglie. Piacere, chiaramente. La fatica quando non la scegli è fatica. Ma anche a 50 km oggi ne ho fatti 100. Devo dire che questo articolo qui sono veramente, fanno un sacco di compagnia perché ti danno un sacco di informazioni, capito? I chilometri fatti, il tempo che hai passato in bici, il tempo da quando sei partito, le pause, poi ti dicono l'altitudine, quanti metri hai fatto in altezza, a che velocità sei andato, la velocità media, poi ti dicono volendo le calorie, quelle non me ne frega un cazzo, volendo il battito cardiaco, anche quello io non lo considero, me lo consiglio Fantano, Marco. Gli diceva, tu usi il cardiofrequenzimetro? Io disse, mai usato. Lo sento, no? Lui mi disse, quando sento che sto per schiattare, do ancora di più. Mi dice questa cosa, la ricorderò sempre. Mi disse, il mio cardiofrequenzimetro è che io quando sento che sto per schiattare, vuol dire che devo spingere ancora un po' di più. E mi è rimasto impresso, anch'io faccio così. Nella musica faccio così. Quando siamo in studio, quando sento che stiamo, che non ne possiamo più, è il momento in cui si resta in studio un'altra mezz'ora. Mi disse anche che lui non aveva il cuscinetto nei pantaloncini, cioè non teneva questa, capito? L'imbottitura, vedete qua? L'imbottitura. Ecco, lui non ce la voleva perché dicevo, voglio sentire la sella proprio che mi sfiora il culo, proprio la voglio sentire sulla pelle. No, io invece... Ma fra l'altro, dopo 3-4 giorni di pedalamento, qui il bruciore al culo è passato tutto, adesso sono una bestia. Potrei stare in sella 20 ore. Vabbè, ripartiamo, dai, 50 km ancora, vai!